Fausto, Bigolin, Medidea e siamo davanti alla ricchezza. Sì, ricchezza è un evento che sarà alla fine di novembre, ma ricchezza è anche tutto quello che abbiamo intorno a noi. Abbiamo deciso di iniziare questa intervista rompendo gli schemi, no? Tradizionali, cominciando dalla ricchezza che è intorno a noi, per poi lavorare anche sulla ricchezza che è in noi, no? Ecco, che cos'è ricchezza, Fausto? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e iniziamo proprio in questo contesto splendido all'interno del Monte Verità, sulle rive del Lago Maggiore, qui ad Ascona, e proprio per dare questo segnale che la ricchezza è ovunque, la ricchezza è in ogni momento e il fatto di riuscire ad apprezzarla, a riconoscerla, anzi apprezzarla e godersela, è già il primo passo, anche perché questo evento che stiamo promuovendo dal 25 al 28 novembre a San Marino si chiama Le 5 chiavi della ricchezza per un futuro di abbondanza. Cioè, voglio dire, Cioè, cosa l'abbondanza, vuoi di più, esatto. no? Però E voglio quindi, dire, non beh, tutti vivono in un posto così bello. Questo certo. corso è utile anche per chi vive magari in contesti meno fortunati. Sì, guarda, questo per me è semplicemente una metafora di quello che è in realtà il nostro mondo interiore, perché chiunque, dovunque, ha la possibilità di far risplendere il sole dentro di sé, di trovare quel contatto con se stesso che gli permette di essere felice, in armonia con quello che fa, impegnato in quello che fa, attento a quello che fa, efficiente in quello che fa, premetto, perché non è semplicemente il andare in spiaggia, no? A godersi, No, non è quello il bisogna essere concetto, consapevoli. ovviamente. Sì. E quindi in un momento storico come quello che stiamo vivendo tutti, Delicato. Sì. credo che il luogo migliore in cui dobbiamo cercare sia dentro di noi. E quel luogo è un percorso, dicevo, il titolo sono Le 5 chiavi della ricchezza. A me subito viene, no? Quando ci sono delle chiavi, ci sarà una serratura, È una ci porta. sarà qualcosa da aprire, no? E quindi dove sono queste porte? Allora Allora, apriamo la prima, che è questa. sì. Allora direi, Fausto, facciamo così. Ora andiamo a fare una passeggiata in mezzo a questa Dai. ricchezza e cominciamo a esplorare queste cinque chiavi. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, ovviamente Patrizio Paoletti, che è il conduttore, lo speaker, il mentore, l'ispiratore, come possiamo definire Patrizio Paoletti? Sì, per me è proprio quello che hai detto, è un ispiratore, una persona che ha tanto da dare, lo fa in modo, per me è un fuoriclasse in questo settore e soprattutto perché riesce a trasmettere con amore, competenza, capacità E passione. e passione i concetti che ognuno poi può applicare nella propria vita. Quindi fare in modo che quei concetti, quegli strumenti siano efficaci. Spendibili, spendibili. Allora, parliamo della prima chiave della ricchezza. Qual è la prima chiave della ricchezza? Così non vogliamo anticipare i contenuti del seminario, però a grandi linee qual è? Così poi almeno le persone sanno cosa aspettarsi. Sì, beh, io ti posso dire quella che è stata per me, anche perché effettivamente le cinque chiavi le lascerò raccontare, che lo fa molto meglio di me, a Patrizio. E quindi la prima chiave è proprio il rendersi conto che noi siamo già ricchi. Abbiamo una ricchezza infinita, ma l'abbiamo se riusciamo a creare quel contatto con noi stessi che ci permette poi di renderla operativa, non Ok, solo un'idea. quindi se ho capito bene, il primo step è estrarre la ricchezza da dentro di noi e dal contesto in cui ci troviamo. Sì, è proprio il mettersi in Ok. moto senza timori, perché quando si parla di andare dentro di sé si pensa molto alla psicanalisi, quindi a No, no, no. guardare cosa non va. Invece noi dobbiamo avere questa curiosità nell'entrare dentro di noi e andare a scoprire quali sono i nostri talenti, cosa sono le cose che sappiamo fare bene, che cos'è veramente importante per noi e impegnarci per stare con quel valore, perché i valori fanno la differenza, Eh sì, sai. quello sicuramente. Allora, quindi, ma cosa succede in questo seminario? Prima di continuare la nostra passeggiata, cominciamo a capire che cosa succede. Cioè, fisicamente, delle persone cosa fanno? Si collegano online, vanno in un luogo e che cosa fanno durante questo tempo insieme? Sì, guarda, devo dire che questo periodo, questo ultimo anno in particolar modo, ci ha permesso di sviluppare tanto la tecnologia e per permettere questo tipo di interazione anche a distanza. Anche a distanza, Quindi, quindi anche però, online. anche online, esatto, la novità di questo evento è proprio la sua forma ibrida, cioè ci sarà un gruppo ristretto in presenza, che ormai è dato dalle limitazioni del luogo,
ma un numero illimitato di persone che potranno partecipare online, quindi connettersi da qualsiasi parte del mondo. Riceveranno a casa il materiale, c'è proprio un Sì. libro che è veramente già quello una Io ho grandissima avuto modo ricchezza. di leggerlo, è fantastico, veramente Esatto. fantastico. E quindi potranno seguire anche da casa comodamente gli esercizi, le In quante lingue? lezioni. In quante lingue? Verrà tradotto in 5 lingue. Ok. Abbiamo l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'ebraico e molto probabilmente il Il russo. russo, ok. E ho sentito dire che se ci sarà un numero sufficiente di iscritti anche in tedesco, giusto? Esattamente, Perfetto, benissimo. Quindi, ecco, diamo ai nostri ascoltatori, che poi volessero, come dire, avessero degli amici da coinvolgere in altre lingue, c'è un 10 partecipanti, 5, c'è un numero minimo, mi pare, di persone per le quali poi viene allestita la traduzione simultanea nella loro lingua. Quindi anche questo è un modo per aprire, no, la ricchezza a più persone sì, possibile. ormai siamo in un mondo globale, interconnesso, e è vero che è un impegno fare tutte queste, diciamo, servizi, operazioni, ma certamente il mondo aspetta, e finché non parleremo tutti la stessa lingua, saremo Certo. confrontati con le Okay. traduzioni. Allora, prima di passare al prossimo argomento, ci spostiamo, continuiamo la nostra passeggiata in questo mondo Andiamo. lontano. Andiamo. A chi è rivolto? Cioè, chi avrebbe necessità di partecipare o potrebbe trovare giovamento dalla partecipazione a questo evento? Diciamo che l'elemento che fa la differenza è il desiderio di approfondire, di conoscere, di scoprire cose nuove e di impegnarsi per tutto ciò. Perché non è un seminario passivo, è molto interattivo, bisogna fare degli esercizi, si faranno degli esercizi molto coinvolgenti, illuminanti, e l'intensità con cui si svolgono gli esercizi, un ascolto attivo, eccetera, quello fa la differenza proprio nell'acquisizione, Ma nell'apprendimento. che tipo di esercizi? Allora, ci sono esercizi, ad esempio vengono fatte delle domande e quindi uno semplicemente risponde e nel rispondere, no, crea dire, le basi per quello che sarà il lavoro successivo. Quindi prendere consapevolezza di alcune cose che riguardano le proprie caratteristiche, il proprio modo di gestire la vita, le relazioni, il denaro. Quindi sono dei momenti di evoluzione progressiva Sì. che vengono poi monitorati, sviluppati e guidati da Patrizio attraverso, diciamo, un processo che ovviamente si scoprirà partecipando. In questo processo si arriverà a aumentare il proprio livello di ricchezza. Anche se io sono sempre curioso, qual è questa ricchezza? Cioè, Lo parliamo di sapevo, lo sapevo. danè, i soldi, Anche, ricchezza anche. interiore, Certo. ricchezza di cioè, di che ricchezza Una parliamo? ricchezza sferica potremmo chiamarla. Noi da sempre ai nostri seminari e con Patrizio lui parla del concetto del modello sferico dell'uomo e quindi degli 8 campi della vita, che sono oltre ai soldi c'è il lavoro, c'è la famiglia, ci sono gli affetti, c'è l'amicizia, c'è il campo della collettività e c'è la salute e l'aspirazione, proprio il desiderio di migliorarsi. Quindi potremmo dire che è una ricchezza misurabile in tutti i campi, cose molto, ci tengo a sottolinearlo, concrete, perché poi partecipano molte persone di azienda e in azienda sei confrontato con dei risultati, con le performance, ma non solo di fatturato, è anche di clima aziendale, Certo. di cose, ribadisco, misurabili che oggi più che mai sono molto importanti per qualsiasi azienda che vuole avere successo Ok, e quindi migliorare. se non mi ricordo male da quello che ho letto del modello sferico, diciamo l'obiettivo della persona è di cercare di trovarsi al centro tra queste 8 componenti e se si riesce a stare al centro, quindi in un equilibrio ideale, no? Tra queste diverse forze, si diventa ricchi, nel senso completi, no? In qualche Sì, modo. sì, sì. Quindi la ricchezza è uno degli strumenti, però poi alla fine l'obiettivo è stare equilibrati al centro della sfera. Ho capito bene? Sì, il concetto è proprio questo, e quindi Ok. è il concetto anche di allenamento continuo, è una continua ricerca che non è però un punto da raggiungere, cioè è sempre con te. È il concetto anche di eccellenza, no? Che è un modello a tendere, dove tu è il tuo modo di fare, di interagire, che deve essere per te soddisfacente, arricchente, tutti i giorni. Quindi non è che io adesso sono povero e domani sarò ricco, no? Io sono già ricco adesso e devo impegnarmi Potenziare, costantemente sì. a potenziare e sviluppare sempre più consapevolezza di che cos'è questa ricchezza, no? E come Ok. faccio a usare tutte queste chiavi Certo. per essere alla fine libero, fluido, vivere in maniera fluida, Lascia interagire con scorrere, successo e sì. soddisfazione con le cose che mi accadono tutti i giorni. Bene, le domande non sono finite, ma le facciamo da un'altra parte. Continuiamo la nostra passeggiata. Allora, per iscriversi a questo corso, Sul sito
Dico, c'è titolo, acquista il biglietto. Acquista il biglietto, clicchi, online, riempi i tuoi dati, puoi pagare online con carta di credito o con tramite bonifico. In ogni caso ci potete anche telefonare, noi siamo qui a Tenero. Bene, allora quindi io mi iscrivo, poi vengo contattato, ricevo del materiale a casa e poi posso partecipare. Sì, andando a San Marino, poi ci saranno dei pacchetti, esatto, viaggio. Esatto. Ho sentito dire che state organizzando addirittura dei voli charter. Sì, abbiamo un gruppetto VIP, okay, e quindi ci sarà anche questa soluzione. Il prezzo di questo corso si può sapere? Sì, si trova, i vari pacchetti si trovano sul sito e parte da 3.000 euro. Ok, quindi parliamo di un impegno abbastanza importante. Sono sì, vari giorni, giusto? Sono 4 giorni, come dicevo prima, è un impegno, quello che posso dire a chiunque è che sono i soldi meglio spesi nella propria vita. Bene, bene, perché ricordiamolo, mi dicevi prima, fuori onda, che ci sono persone che hanno già partecipato alle altre due edizioni, giusto? Sì. E che ripetono il percorso. Allora io ho domandato, Fausto, dico, ma perché uno che ha già capito quali sono le 5 chiavi e le ha già applicate, ripete il corso, ripete il seminario, perché lo fa? Detto, come in qualsiasi ambito, se ti vuoi allenare, migliorare, ottenere i risultati, mantenerli, scoprire nuove applicazioni, nuove connessioni, insomma, più fai, più acquisisci l'essenza. È come uno sport. Un'attività sportiva. O come anche se vuoi, se suoni uno strumento, non è che suona una volta il violino e sono a posto. Perché uno non dovrebbe partecipare? Non dovrebbe partecipare. Non ci sono preclusioni a chi possa partecipare. No, anche perché, come dicevo, si può fare sia in presenza fisica, che è bello anche il fatto di andare. San Marino è la terra della libertà, un posto molto molto bello, carino, ed è come fare un ritiro, no? un intensivo. Mm-hmm. Vai, sei via dal quotidiano, quindi dai soliti pensieri, conosci gente nuova, vedi nuovi luoghi e la ricchezza insieme condivisa si potenzia. Esatto, e quindi è come fare una vacanza interiore, finalizzata a portare a casa poi un vantaggio molto maggiore rispetto al corso, al costo del corso. Allora, il sole ci sta attraendo a sé, e quindi diamo un saluto agli ascoltatori della 4 Ticino Web TV, Fausto Bigolin, Medidea, Ricchezza. A presto. Grazie Marco. Arrivederci a tutti.